L'unità operativa di gastroenterologia del San Martino di Belluno, diretta dal dottor Bastianello Germanà, ha organizzato nella serata di ieri nel capoluogo, presso la sala teatro del centro Giovanni XXIII e in collegamento in una sala contigua, data la straordinaria partecipazione, un riuscitissimo incontro sul tema dell'alimentazione in relazione a stato di salute e qualità della vita, con il docente di fama internazionale, professor Luigi Fontana. Sappiamo che gli stili di vita, in particolare nutrizione e attività fisica, sono due strumenti potentissimi per la prevenzione della maggior parte delle patologie croniche tipiche dei nostri ospedali, malattie cardiovascolari, alcune delle più frequenti forme di tumore, il diabete tipo secondo, alcune patologie epatiche, insomma buona parte, direi il 70% delle patologie croniche possono essere prevenute o comunque rallentate con dei corretti stili di vita. Dunque, per stare bene, corretta alimentazione, attività fisica quotidiana e anche la riscoperta del digiuno. Sì, è uno degli argomenti che stiamo studiando, perché nei modelli animali quello che vediamo è che se facciamo digiunare 2-3 volte a settimana questi topolini, vivono più a lungo, fino a un 30%, e molte delle patologie tumorali, cardiovascolari sono prevenute o rallentate, che è veramente interessante. Stiamo facendo i primi studi dell'uomo anche nel mio laboratorio negli Stati Uniti e in effetti vediamo dei risultati interessanti. Sicuramente quello che io faccio negli Stati Uniti non è un digiuno di solo acqua, permetto ai miei volontari di mangiare verdure cotte crude, non patate, a volontà, quindi non devono contare le calorie, condite con un cucchiaio di olio d'oliva a pranzo e cena, aceto o limone, sale. E in questa maniera alcune di queste persone perdono anche 25 kg se non fanno una compensazione negli altri 5 giorni di dieta libera. Quindi è una metodica che stiamo studiando, che per quel che riguarda la perdita del peso è interessante, e stiamo cercando di capire dal punto di vista metabolico, infiammazione e altri fattori, i risvolti. Però appunto, insomma, è una metodica interessante che, come dicevi tu, ha un... anche una base storica, insomma, di tradizione antica, sia in Oriente che in Occidente. Dopo il successo di ieri, oggi il professor Fontana ha tenuto anche una lectio magistralis per gli operatori sanitari nel corso di un workshop nazionale, sempre organizzato dall'unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale San Martino di Belluno.